Dalle immagini di propaganda nordcoreana appare come il fortunato vincitore del concorso per il miglior posto di lavoro al mondo. A ogni uscita pubblica sembra meravigliato da tutto, stupito di scoprire questo favoloso paese che gli hanno costruito i suoi genitori. Un paese che sembra dover gestire da solo. Progetta i nuovi quartieri di Pyongyang. Fa da istruttore di nuoto per la gioventù nordcoreana. Assaggia i biscotti che invaderanno i negozi del regime. E sovrintende alla crescita dei pulcini nelle fattorie statali. Dà persino istruzioni ai parrucchieri della capitale. Giornate estenuanti dove riesce comunque a trovare il tempo per provare le nuove giostre nel parco di attrazioni di Pyongyang. Queste immagini sono le uniche che abbiamo oggi per comprendere l'uomo che presiede una potenza nucleare. Kim Jong-un non concede interviste, perciò abbiamo scelto di incontrare chi lo conosce meglio, nel tentativo di farne un ritratto. Viaggio che inizia tra le Alpi svizzere, a Berna, la capitale della Confederazione Elvetica. È qui che si è insediata una delle più importanti comunità nordcoreane all'estero. Una comunità discreta, le cui attività hanno attirato l'attenzione di un reporter del consorzio dei giornalisti investigativi. C'è una spiegazione storica. La Svizzera è un paese neutrale, ospita da decenni qui a Ginevra molte organizzazioni internazionali e anche per questo i nordcoreani hanno sempre avuto un debole per questo paese, soprattutto per la tranquillità di cui gode e per il rispetto della privacy. Ci sono numerosi figli di persone famose che vengono a studiare in Svizzera ed è probabilmente per questo motivo che Kim Jong-il ha scelto di far studiare qui i propri figli. Su questo modulo dell'amministrazione elvetica emerge il nome di un certo signor Park, per il quale nel 1992 l'ambasciata nordcoreana in Svizzera richiede un visto e un permesso di residenza a Berna. Sul documento figurano tre bambini, Chol, Un e Mi-young. I nomi sono leggermente modificati, ma le date di nascita corrispondono. I figli del signor Park sarebbero in realtà i figli di Kim Jong-il, il dittatore nordcoreano. Sapevamo che i suoi figli erano qui, conoscevamo la loro vera identità. Per le autorità svizzere non era certo un problema. Era anzi considerata una buona opportunità. Perché? Per mantenere un legame con un paese che già allora aveva tagliato i ponti con l'estero. Quella strana famiglia vive per un anno presso l'ambasciata, che si trova in un quartiere residenziale di Berna. Il più grande, Chol, frequenta una scuola internazionale nelle vicinanze. È un istituto per figli di diplomatici e ricchi uomini d'affari. Suo fratello, Un, è iscritto presso un altro istituto scolastico, una scuola pubblica, e parla tedesco con i compagni di classe. Dopo qualche difficoltà iniziale in cui viene definito solitario e rissoso, riesce finalmente a stringere qualche amicizia e si integra nella vita scolastica. All'epoca il suo rendimento scolastico non era poi così male, ma se il rendimento era da migliorare, l'interesse per lo sport era invece veramente notevole, con particolare riguardo per il basket, verso il quale nutriva una vera e propria passione. È in questo periodo che la famiglia Park si trasferisce in un anonimo appartamento vicino alla scuola. È impossibile da visitare, ma le foto sono disponibili sul sito di un'agenzia immobiliare.
una tipica sistemazione per una famiglia di classe media. In questo quartiere i ragazzi conducono una vita più libera con i loro amici. A scuola seguono lezioni sull'organizzazione della democrazia elvetica e visitano anche il Parlamento svizzero. In questo periodo si era fatto degli amici, alcuni dei quali sono anche stati a casa sua a giocare con i giochi elettronici. Sappiamo inoltre che Kim Jong-un giocava a basket con dei ragazzi del quartiere che non appartenevano sempre alla sua classe, che ci andava quasi ogni sera e che era un giocatore dei più simpatici, come qualsiasi ragazzo della sua età. Le immagini del giovane Park Kun e di Kim Jong-un sembrano molto diverse. Ma come possiamo essere certi che si tratti dello stesso ragazzo che avrebbe passato tutta l'adolescenza in Svizzera? Degli esperti di polizia giudiziaria hanno confrontato le due immagini, viso, orecchie, denti, e non sembrano avere dubbi. Inoltre, i servizi segreti svizzeri hanno trovato un altro indizio. Una signora nordcoreana che risponde al nome di Ko Yoon-ge atterra regolarmente in Svizzera a bordo di un aereo privato. Gli agenti che la pedinano sospettano un traffico di metalli preziosi. Ma la verità è tutt'altra. Una volta arrivata si fermava generalmente 3 o 4 mesi, risiedendo nell'appartamento di Berna, ma molto spesso sappiamo che ripartiva per andare a fare shopping nelle più grandi capitali europee o partecipava a grandi riunioni di famiglia. Mi è stato riferito che una di queste riunioni si sarebbe tenuta in un lussuoso albergo di Interlaken, dove era stata affittata un'intera ala dello stabile. Negli anni 90, la vita privata di Kim Jong-il è un segreto di Stato. Nessuno sa che ha avuto 3 compagne che gli hanno dato 4 figli. Ma quando la sua salute inizia a peggiorare, la successione preoccupa i suoi compagni di partito, che temono una crisi nel caso di morte improvvisa. Ma nel segreto della famiglia Kim, le cose sono già decise da tempo. Il figlio maggiore, Kim Jong-nam, sembra essere l'erede naturale nella tradizione confuciana, così come Kim Jong-il ha ereditato il potere di suo padre. Ma Kim Jong-nam commette qualche errore, come un brutto arresto a Tokyo, dove si è recato con documenti falsi per visitare Disneyland. Il secondo figlio, Kim Jong-chol, educato in Svizzera, è giudicato troppo debole e perfino effeminato da suo padre. Kim Jong-un è certamente il più giovane, ma è il figlio di Ko Yoon-ge, il grande amore di Kim Jong-il, una ex ballerina che ha ricoperto un ruolo importante nelle stanze del potere. Ko Yoon-ge ha ricoperto un ruolo importante nel successo della carriera politica di suo figlio. Kim Jong-nam, il figlio maggiore, ricopriva già una posizione importante nell'organizzazione del paese, presso l'Ufficio Generale di Informatica. Si era specializzato nelle grandi reti di comunicazione. Ma una volta che Kim Jong-un ha assunto il potere, Kim Jong-nam si è trovato nella scomoda condizione di non poter più tornare nel paese. Il 17 dicembre del 2011, la Corea del Nord è in lacrime. Kim Jong-il, il sole del XXI secolo, è morto. Da giorni si lavora per preparare lo spettacolare funerale. Un funerale che è anche la consacrazione di suo figlio, presentato un anno prima al mondo e ai nordcoreani. Kim Jong-il era di fatto il padrone della Corea del Nord. Vi ricopriva da moltissimo tempo un ruolo a dir poco centrale e quindi era perfettamente a conoscenza degli ingranaggi del potere.
La successione è stata uno shock. Grazie alla propaganda, hanno creato un mito riscrivendo la storia, dicendo che Kim Jong-un si preparava da anni a succedere al padre. Ma questo non era affatto vero. In realtà hanno cominciato a preoccuparsi in modo concreto della successione solo quando Kim Jong-il ha avuto il primo infarto, ma è morto prima di quanto si aspettassero. Penso che quel giovanotto non fosse pronto. C'era sicuramente un piano per farne il prossimo leader, ma immagino che avessero previsto di avere da 5 a 10 anni per prepararlo, non uno solo. Se osservate le riprese del funerale, si vede chiaramente dal suo atteggiamento che era in uno stato di shock perché probabilmente non si sentiva ancora pronto a subentrare al padre. Per Kim Jong-un i problemi sono già iniziati. Gli anziani generali intorno alla bara di suo padre vedranno di buon occhio un leader così giovane? Kim Il-sung, il padre della patria, aveva ottenuto la sua legittimità guidando la guerriglia antinipponica durante la Seconda Guerra Mondiale. E Kim Jong-il recita per 15 anni la parte di numero 2 del regime e assume il potere a oltre 50 anni. Kim Jong-un ha invece solo 26 anni e nessuna esperienza, nessuna credibilità. E per salvaguardare il potere, dà il via ad una gigantesca pulizia. Serve una nuova generazione alla testa del regime. A quel punto, Kim Jong-un doveva consolidare il suo potere contando su persone così anziane da aver conosciuto direttamente la Grande Carestia. E per lui era più difficile adesso ricreare la stessa solidarietà che c'era stata tra le élite e i leader nei due regimi precedenti. Dal suo punto di vista era rischioso allentare le redini, perché così il potere avrebbe finito per strutturarsi ancora di più attraverso interessi personali e terrore. Sono convinto che ci siano state delle tensioni interne. È evidente che dopo l'ascesa al potere, Kim Jong-un abbia provato a ridistribuire il potere politico che suo padre aveva messo in mano ai militari, perché nella sua visione l'esercito veniva al primo posto nel paese. Kim Jong-un, invece, sta spostando il potere verso il partito, quasi fosse alla ricerca di un maggiore equilibrio. Ma resta il fatto che i generali che erano con lui attorno al carro funebre del padre sono ormai scomparsi. In realtà ne resta uno solo e questa è la prova dell'epurazione di un intero gruppo dirigente che ha sostituito con uomini a lui fedeli. La vittima più nota di questa pulizia è proprio dietro di lui durante il funerale. Jang Sang-taek, suo zio, marito della sorella di Kim Jong-il. Fin dagli anni 70, questo membro acquisito della famiglia Kim è al centro del potere. I suoi fratelli sono tutti importanti generali e lui stesso occupa cariche di rilievo nell'esercito e negli affari economici. Quando Kim Jong-il ha i primi problemi di salute, si parla soprattutto di lui come di un possibile successore o magari come un reggente per il giovane figlio del dittatore. Due anni dopo la sua ascesa al potere, Kim Jong-un decide che questa tutela è giunta al termine e lo fa giustiziare insieme alla maggior parte della sua famiglia. Per noi tutti, Jang Sang-taek era un uomo molto competente con cui ho anche lavorato. Aveva il senso dell'umorismo, era gentile con i suoi subordinati. Ci trattava molto bene e sapeva fare il suo lavoro. Certamente l'annuncio del suo arresto e poi della sua esecuzione è stato sorprendente per molti di noi che seguivano la Corea del Nord. Ma penso che la cosa più sorprendente sia il documento che è stato pubblicato in seguito e che dà una spiegazione al motivo dell'esecuzione. In passato, nella Corea del Nord non si sentiva mai parlare di queste cose. Ci si riferiva a un incidente stradale o a una malattia. Ma in questo caso abbiamo avuto una spiegazione molto esaustiva che in qualche modo aveva evidenziato una nuova vulnerabilità della Corea del Nord. Nell'atto d'accusa si legge che Jang Sang-taek avrebbe tentato di rovesciare il regime, riprova dell'esistenza di un'opposizione al potere. E si sottolineano anche le ripetute infedeltà coniugali e le prove di corruzione. Le voci sulla sua passione per le donne vengono in pratica confermate dalla stampa ufficiale.
L'esecuzione pubblica di Jang Sang-taek ha causato non pochi problemi al regime. La Corea del Nord è un paese confuciano, dove gli anziani sono sempre molto rispettati. Far uccidere uno zio può minare la lealtà del popolo verso Kim Jong-un, invece di rafforzarne il potere. Penso che le élite che perdono il rispetto per il leader possano un giorno arrivare a voltargli le spalle. Affinché la transizione al potere non corra rischi, Kim Jong-un sceglie il terrore per domare gli ex vertici del regime. Dopodiché accentra tutti i posti chiave e si circonda di uomini a lui fedeli. La prima apparizione di Kim Jong-un nella propaganda nordcoreana ha luogo un anno prima della morte di suo padre. Nell'occasione viene nominato generale a 4 stelle, segno della sua ascesa al centro del potere. Perché qui il potere è innanzitutto l'esercito. Credo abbia seguito i corsi dell'Accademia Militare per un periodo di circa 6 mesi e questo gli ha assicurato gradi e prestigio. E la propaganda ha poi fatto il resto, lasciando trasparire che fosse stato lui a ideare l'attacco all'isola e alla corvetta sudcoreana. Ma ritengo non abbia un minimo di esperienza militare credibile. Hanno solo cercato di creare un mito. Durante un'assemblea del popolo gli è stato dato il titolo di generale a 4 stelle, un riconoscimento indispensabile per la transizione, ma riteniamo non abbia alcuna reale esperienza in quel senso. Secondo la propaganda, sarebbe un esperto di artiglieria e tutto ciò che vediamo porta a consolidare la leggenda secondo la quale sarebbe un grande militare, un grande soldato. Ma sono certo che i veri militari della Corea del Nord non apprezzino molto che questo giovanotto senza esperienza riceva di colpo 4 stelle, che lo equiparano ai gradi più alti dell'esercito senza che abbia fatto un solo giorno da vero soldato. L'esercito nordcoreano comprende oltre 1 milione di effettivi e 6 milioni di riservisti. Tenerne il morale alto, ispezionandone ogni unità, è un obbligo quotidiano per il grande leader. Ma alle migliaia di carri armati e le centinaia di aerei forniti da Mosca al tempo dell'Unione Sovietica sono ormai obsoleti. Tra Pyongyang e Seoul ci sono 150 chilometri, ma solo 32 chilometri tra Seoul e la frontiera. Dalla zona demilitarizzata, con un semplice armamento convenzionale neanche troppo sofisticato, come dei lanciarazzi, in 1 ora e mezza si potrebbe scatenare l'inferno. Comunque, per noi questo rappresenta un confronto militare tradizionale, quando invece è di natura asimmetrica. Perché va sempre considerato il possibile uso di armi di distruzione di massa. Non parlo solo delle armi nucleari, che sono quelle potenzialmente più circoscrivibili, ma sto pensando anche e soprattutto a quelle biologiche e chimiche. Ritengo che sia un governo che ha investito molto nel suo esercito, ma che non segue sempre il confronto nel senso puramente simmetrico. In sintesi, esiste una miriade di possibilità e alcune sono davvero molto preoccupanti. È evidente che dobbiamo allarmarci per la Corea del Nord. È il 9° paese ad avere armi nucleari. Ipotizziamo che possiedano tra 6 e 12 testate atomiche, forse anche di più, e che stiano ampliando il proprio arsenale. Hanno un sistema di arricchimento dell'uranio per fabbricare altre armi atomiche e hanno un proprio programma missilistico. Hanno gli Scud, hanno i Noda e stanno sviluppando i nuovi KN-08.
dei missili balistici intercontinentali che utilizzano carburante solido e dalle grandi capacità sia in termini di carico che di gittata. La Corea del Nord sta quindi investendo moltissime risorse nel suo programma nucleare ed esiste anche la possibilità che possa cedere tecnologia militare a paesi terzi. Il programma nucleare era il grande sogno di Kim Jong-il. Ma è suo figlio che ha deciso di intensificarne e ampliarne lo sviluppo. Se l'armamento convenzionale del paese non è più in grado di tenere il passo dei suoi nemici, possedere la bomba atomica è diventata un'ossessione per la Corea del Nord. Nonostante le proteste internazionali, sono state investite risorse considerevoli, perché a Pyongyang si ritiene che l'arma nucleare sia l'unica assicurazione sulla vita del regime. La sola minaccia in grado di tenere a distanza il grande nemico, quello contro il quale ha dovuto combattere negli anni 50, l'America imperialista. A Washington è ben chiara la natura particolare del rapporto con il piccolo paese asiatico. Il monumento alla guerra di Corea è a breve distanza dalla Casa Bianca. E nelle stanze del governo americano è dall'armistizio del 53 che si gestisce la crisi coreana e 30.000 uomini sono ancora stanziati sulla zona demilitarizzata. Va continuamente ipotizzato lo scenario della prossima crisi e l'eventuale reazione. E a Pyongyang questa costante manifestazione di forza è vissuta come una minaccia diretta alla propria sopravvivenza. Hanno ben presente la caduta di Ceausescu, così come ricordano bene quella di Gheddafi e di Saddam. Tutti questi leader sono stati spodestati perché non possedevano l'opzione nucleare e non si sono piegati ad accordi con gli Stati Uniti. Oppure perché il popolo si è ribellato, come nel caso di Ceausescu. Loro non vogliono finire così e quando guardano alla Corea del Sud sanno che non avrebbero la minima speranza di un futuro. Il Sud è un paese chiaramente democratico che ha processato e imprigionato anche i propri presidenti. Pensate che cosa potrebbero fare alle élite nordcoreane con tutti i crimini contro l'umanità che ha commesso quel regime negli ultimi decenni. L'unico scopo della Corea del Nord è, semplificando molto, quello di mettersi in una situazione per la quale nessun altro paese al mondo possa soltanto ipotizzare un attacco, magari di sorpresa. Detto questo, i media, ormai anche l'opinione pubblica, si chiedono piuttosto: possono i missili coreani raggiungere l'Alaska, la California o andare oltre? In realtà, già oggi la Corea del Nord ha la possibilità di spostare armi di distruzione di massa quasi ovunque nel mondo. Tramite le proprie società di commercio, le loro filiali e una rete di trasporto molto sofisticata. Quindi la Corea del Nord ha già la possibilità di recapitare ovunque un'arma di distruzione di massa. La Corea del Nord rappresenta già una minaccia nucleare. Ma allo stesso tempo ha sviluppato una delle unità di hackeraggio tra le più potenti al mondo. Che ha già attaccato, tra l'altro, il sistema finanziario sudcoreano e persino gli studi cinematografici Sony negli Stati Uniti, in seguito all'uscita di un film comico che prendeva apertamente in giro Kim Jong-un. Molti di quelli che, come me, negoziano regolarmente con la Corea del Nord hanno un grandissimo rispetto per le loro potenzialità. Mentre quelli che non conoscono direttamente il paese dicono: non possono neanche nutrire il popolo, i negozi sono vuoti e quant'altro. Ora, effettivamente lo sviluppo economico è ai livelli minimi, almeno secondo i nostri standard, e il sistema di distribuzione non funziona. Se confrontiamo il Nord al Sud, non c'è paragone. La Corea del Sud è un paese moderno, che ha un PIL importante e un reddito pro capite elevato, mentre la Corea del Nord è bloccata agli anni 60 e continua a regredire dopo il picco che ha avuto in quel periodo. Ma
Ma questo non dovrebbe farci sottovalutare le loro competenze. Quando si concentrano su un obiettivo, sono molto efficienti. Quando decidono di investire sul nucleare, lo fanno bene. Secondo molti analisti, non avrebbero potuto avere un programma di arricchimento dell'uranio grazie all'uso delle centrifughe. È un processo troppo complesso. E invece ci sono riusciti, così come hanno varato un loro sistema missilistico. Se parliamo di competenze nella cibernetica, sono riusciti anche qui, pur non avendo una tecnologia al nostro livello. Hanno solo avuto bisogno di tecnici che si concentrassero su un obiettivo, con gli strumenti di base, e hanno ottenuto dei risultati buoni. Per questo ho molto rispetto per i nordcoreani. Arrivano sempre dove vogliono, quando decidono di concentrare gli sforzi e l'impegno per sviluppare delle nuove competenze. Una cosa che ogni leader nordcoreano ha compreso e compreso molto bene è che se abbassano la guardia, dal loro punto di vista, saranno inesorabilmente trattati dalle grandi potenze alla stregua di rottami della storia. Saranno semplicemente buttati via, saranno dimenticati. Finiranno al massimo in qualche libro, perciò devono fare in modo che ci si preoccupi di loro, che non si veda un semplice buco nero sulla mappa, come ci viene mostrato di solito. Vogliono farci capire che si tratta di un paese vero, non di un disastro con 24 milioni di abitanti, e che continuerà ad esistere e a diventare sempre più attivo nell'Asia del Nord-Est. Certo, è una grande ambizione, e chissà se saranno veramente in grado di realizzarla. Per mantenere il proprio potere, Kim Jong-un ha deciso di giocare su due campi. La priorità all'esercito e all'apparato repressivo. Il giovane leader parla apertamente della povertà della Corea del Nord, affermando che potrà stare tranquillo solo quando i suoi abitanti raggiungeranno un tenore di vita dignitoso. Da ragazzo, Kim Jong-un trascorre molto tempo con un cuoco giapponese al servizio di suo padre, diventando suo amico. Oggi questo chef giapponese ricorda le confidenze notturne del futuro dittatore. Mi ricordo una sera abbiamo cominciato a parlare alle 11:10. Quando abbiamo finito, ho guardato il mio orologio e si erano fatte quasi le 5 di mattina. Abbiamo discusso di tante cose. Lui mi ha detto: sono andato diverse volte all'estero e nei negozi c'è di tutto. Qui invece non c'è niente, praticamente niente. Credo che bisognerebbe rimediare. E poi ha aggiunto anche: penso che dovremmo prendere d'esempio dalla politica cinese. Quando l'ho sentito, ho capito che avrebbe scelto questa linea di riforma e quindi di liberalizzazione economica se fosse arrivato al potere. Grazie alla propaganda, Kim Jong-un appare ogni giorno come il grande orchestratore della ripresa dell'agricoltura e dell'economia nordcoreana. I primi risultati sono modesti, ma il paese sembra aver messo alle spalle le grandi carestie che negli anni 90 hanno decimato il 10% della popolazione. Nel suo primo discorso, nell'aprile del 2012, ho avuto l'impressione che uno dei suoi primi obiettivi fosse quello di riuscire a convincere la sua gente e il resto del mondo che presto avremmo visto una nuova Corea del Nord e che tantissime cose del passato sarebbero rimaste solo un ricordo. Il
세상에서 제일 좋은 우리 인민, 만난 시련을 이겨내며 당을 충실하게 받들어온 우리 인민이 다시는 허리띠를 조이지 않게 하며 사회주의 부귀영화를 마음껏 누리게 하자는 것이 우리 당의 확고한 결심입니다. È sempre concentrato sul futuro. Ma sarà davvero in grado di costruire la Corea del Nord che desidera? Un paese che possa godere di un minimo di prosperità, in grado di reggere il confronto con la Corea del Sud, anche se non riuscirà mai a raggiungerla, e di avere un esercito in grado di essere preso sul serio? I nordcoreani non vivono più nella miseria totale come una volta. Non abbiamo più carestie. Oggi viviamo decentemente. Resta solo un enorme divario tra ricchi e poveri, ma non c'è più traccia di povertà estrema. In Occidente circolano immagini orribili di nordcoreani affamati, ma questo succedeva 10-15 anni fa. Oggi ormai non è più così. La Corea del Nord sta cambiando dall'interno. Nel momento in cui stiamo parlando ci sono dei cambiamenti incredibili in corso. C'è un numero senza precedenti di persone che lasciano il paese per apprendere i rudimenti dell'economia, per studiare il commercio internazionale e gestire la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato. E questo è davvero straordinario che accada in un contesto ancora così arretrato. I nordcoreani possono andare a Singapore per imparare cos'è il commercio, possono andare a Hong Kong o in Vietnam. Al momento ci sono dei nordcoreani in Canada che studiano economia internazionale e contemporaneamente un certo numero di stranieri, soprattutto da Singapore, che sono in Corea del Nord per gettare le basi di potenziali nuovi rapporti commerciali. Stiamo quindi parlando di un nuovo mondo. E per il momento è impossibile immaginare cosa significa tutto questo e quali potrebbero essere i vantaggi per la Corea del Nord. Da quanto sappiamo e dai resoconti di persone che non sono state solo a Pyongyang, ma anche nelle campagne, ci sono parecchie risorse assegnate allo sviluppo. Alloggi popolari, infrastrutture, cibo e macchinari agricoli più moderni che possono aiutare le zone rurali, insieme a opportune riforme da implementare, potrebbero portare in tempi brevi a un notevole aumento nelle rese. Ma nulla di tutto questo è decisivo. Coloro che stanno introducendo questi cambiamenti sono probabilmente più preoccupati per la salvaguardia del loro potere, perché non è del tutto chiaro se queste scelte stiano arrivando effettivamente dal vertice o siano solo delle manovre politiche. Un'economia nuova in un corpo politico emerso dalla guerra fredda. Come quando il cinese Deng Xiaoping apriva il paese al capitalismo, recitando la parte del padre del popolo. Ma in Corea del Nord il controllo psicologico della popolazione è di tutt'altro livello, una vera setta chiusa. Sopravviverà il regime a questo inizio di apertura? Penso che in generale possano ottenere senza problemi valuta pregiata grazie a piccoli progetti come quello del Monte Kumgang o il progetto industriale dell'area di Kaesong. Ma quando si apre un paese così arretrato al libero mercato, ci sono cose che possono arricchire, ma che rappresentano anche una minaccia per chi tira le fila. E questo si è visto in tutta l'Asia. Se l'economia comincia a crescere molto, apparirà una classe media che inizierà a chiedere più libertà politica. È quello che abbiamo osservato a Taiwan e ovviamente anche in Corea del Sud. È un fenomeno comune in tutta l'Asia e ritengo che loro lo percepiscano come una minaccia. Per questo non intendono fare grandi passi in materia economica. Anche se quel giovanotto ha vissuto in Svizzera ed ha ricevuto la nostra stessa educazione, ma è proprio per questo che si rende conto dei pericoli che possono derivargli da un'apertura eccessiva a un'economia di mercato e a tutto ciò che questo comporta. The threats that come with trying to open up too much. Per Kim Jong-un si tratta di una questione di sopravvivenza.
Dopo gli anni di miseria sotto il regno di suo padre, bisogna ridare speranza ai nordcoreani pur di mantenere la coesione del paese. Le sue apparizioni sorridenti, la sua corpulenza, tutto concorre alla resurrezione dell'immagine di Kim Il-sung, il nonno a cui somiglia anche fisicamente. In Corea del Nord anche il bambino più piccolo che trovate per la strada adora Kim Il-sung. Lui è il leader per eccellenza. Alla sua epoca si mangiava bene, non si viveva nella miseria. Quella è arrivata a partire dagli anni di Kim Jong-il. E Kim Jong-un vuole far intendere che non è come suo padre, ma come suo nonno, che tutti amano ancora. Ed è per questo che lo imita in tutti i modi e in tutti gli atteggiamenti. Kim Il-sung, il venerabile fondatore della Corea del Nord, è ancora ufficialmente il presidente emerito. Durante il suo regno, il paese è arrivato ad avere uno sviluppo più rapido di quello della Corea del Sud, grazie al sostegno incondizionato di Mosca. Ma con la caduta del blocco sovietico, per Pyongyang è iniziata la crisi. La sua economia è crollata e sotto la direzione di Kim Jong-il è arrivata la grande carestia. Adottando lo stile del nonno, Kim Jong-un cerca di ricreare il mito degli anni felici. Vuole legare un passato teoricamente glorioso alla nuova generazione, che ora manda in giro per il mondo per imparare a riformare l'economia. Una nuova generazione che si ritrova nell'immagine semplificata di un dirigente a cui piace la pallacanestro o i parchi di divertimento e che non esita mai a mischiarsi al popolo davanti agli obiettivi della propaganda, quando Kim Jong-il aveva evidenti problemi a stringere la mano alla gente comune. Sembra ci sia in atto una combinazione di sforzi deliberati da parte della propaganda per mostrarlo molto diverso da suo padre. Più aperto, più a contatto diretto, questo almeno apparentemente, con la popolazione. Ora, c'è un episodio stupendo a riprova di tutto questo. Un giorno va in visita a un nuovo complesso residenziale. Entra nell'appartamento di una famiglia, si siede tranquillamente con loro e accetta del tè, con sua moglie a fianco. Non posso immaginare Kim Jong-il che fa una cosa del genere. Con Kim Il-sung sarebbe stato impossibile. Un altro episodio riguarda una sua visita di qualche tempo fa a un'unità militare femminile schierata vicino alla capitale. Al momento di ripartire, non solo si è fatto fotografare con l'intero reparto, ma poi è rimasto in piedi e tutte queste ragazze l'hanno preso sotto braccio per farsi fotografare con lui, neanche fosse una rockstar occidentale. Ero sbalordito. Si trattava di una cosa mai accaduta prima di allora. Ciò che era altrettanto inimmaginabile era ascoltare la voce di Kim Jong-il. Durante tutta la durata del suo regno, di lui la propaganda non ha mai proposto altro che riprese o immagini silenziose. Mai un solo discorso in pubblico. Kim Jong-il non poteva parlare. In realtà era balbuziente. Quindi non poteva certamente esprimersi in pubblico. Io ho ascoltato la sua voce attraverso una porta, mentre era in riunione con il suo stato maggiore. Balbettava, aveva problemi di linguaggio. Kim Jong-un, al contrario, parla benissimo e per di più parla come suo nonno. Ne imita anche la voce. All'inizio si diceva addirittura che Kim Il-sung fosse resuscitato e questo è stato essenziale per la costruzione della sua immagine. C'è innanzitutto una differenza generazionale.
Ai miei occhi Kim Jong-un e Kim Jong-il sono due persone estremamente diverse nel proprio stile. Kim Jong-un ha studiato all'estero per diversi anni e di conseguenza, almeno a volte, sembra cercare di rispondere a dei criteri occidentali più riconoscibili. Diciamo che ha sicuramente un'aria più normale se lo confrontiamo a Kim Jong-il, che, giusto per ricordare un paio di aspetti, si è sposato più volte e non ha quasi mai mostrato la sua famiglia in pubblico, a iniziare dai figli. Kim Jong-un non sarà mai come suo padre e ritengo che, nei limiti che gli sono concessi, stia tentando di costruirsi un'immagine di presidente relativamente normale e rispondente ai nostri modelli. Ma come seguire un percorso normale con una tale storia di famiglia? Kim Jong-un sembra aver scelto una certa trasparenza riguardo la sua vita familiare. E fin dall'inizio del suo regno esibisce la moglie facendosi accompagnare nelle numerose visite nel paese. Con la sua presenza impeccabile, la signora si concede ogni tanto anche qualche accessorio di lusso. Per la prima volta, ora anche la Corea del Nord ha la sua First Lady. Spesso sorridente, simbolo della modernità e del cambiamento. Kim Jong-il, invece, aveva diverse amanti, al riparo da sguardi indiscreti, che venivano selezionate accuratamente tra le artiste ufficiali del regime. Quasi un vero e proprio harem per il caro leader. La madre di Kim Jong-un viene da lì. È alla fine dell'adolescenza che Kim Jong-un inizia a fare le sue scelte. Nessuno impediva a Kim Jong-un di uscire con una ragazza, ma lui non era interessato a quel genere di compagnie. Gli piaceva solo lo sport e giocava sempre a pallacanestro. Ma un giorno, con mio grande sollievo, ha notato nel nostro gruppo una ragazza con il seno molto abbondante. E a quel punto mi ha chiamato in disparte per dirmi: Fujimoto, hai visto che petto ha quella lì? Ed è stato un sollievo perché mi sono detto: gli piacciono le donne. Allora va tutto bene, meglio così. Ma c'è un'altra donna che la propaganda del regime espone sempre più regolarmente. Era apparsa dietro Kim Jong-un durante i funerali del padre, senza che nessuno fosse riuscito a dare un nome a questa giovane in lutto. Si tratta della sorella minore del dittatore, Kim Yo-jong. Mentre lei giocava e magari era in disordine, era Kim Jong-un che se ne accorgeva e le diceva «Attenzione, attenzione!» e l'aiutava a sistemarsi. Le voleva veramente molto bene. E ancora oggi le vuole molto bene. Anche Kim Jong-il aveva un debole per quella ragazza. Non credo che lo faccia per imitare suo padre. Sono due cose molto diverse. Comunque, quei due sono molto legati. Quello che è interessante sono tutte queste donne di grande carattere che lo circondano. C'è una sua foto all'inaugurazione di un nuovo parco di divertimenti. Al suo fianco c'è la moglie, poi c'è la zia, la sorella di Kim Jong-il e l'ultima compagna di suo padre, che sembra fosse una donna dal temperamento molto forte, e altre due o tre di cui non mi ricordo. Non è quindi un sistema propriamente patriarcale, ma a quanto sembra riconosce un certo ruolo anche alle donne. In caso di crisi di regime, per un problema di salute, ad esempio, Kim Jong-un sta preparando la sorella ad assumere la reggenza. Alla fine del 2014, il dittatore scompare per qualche mese a causa di un'operazione chirurgica alla caviglia. E di nuovo offre una sorprendente trasparenza ai media ufficiali, che lo mostrano claudicante e convalescente. Un forte contrasto con l'immagine di Dio in terra
che si è cucito addosso e che sembra quasi imbarazzare anche lui. Ad esempio, quando i soldati dei reparti che visita sembrano ipnotizzati dalla sua sola presenza. Non c'è nulla di straordinario in queste immagini. Anzi, direi tutt'altro. In Corea del Nord, Kim Jong-un è come Gesù Cristo. Se lei è cristiano e vede Gesù su una barca in riva al fiume, non prova forse a seguirlo? È la stessa cosa. Certo, non è tutto molto credibile. Il grande leader che trasforma pigne in granate. Il grande leader che ha il potere magico di spostarsi a grande velocità. E anche il meteo è legato alla grandezza del leader. Tutte le canzoni ne fanno un idolo e questo non solo non è serio, ma è anche pericoloso. Quando ci si espone a ripetizioni a questo genere di propaganda, si rischia di crederci davvero e la cosa può avere delle conseguenze disastrose sulla psiche di chiunque. In ogni caso, alla televisione nordcoreana, il dittatore può tranquillamente essere presentato anche come istruttore per i piloti del regime. Un'immagine che può apparire ridicola agli specialisti, ma è invece un elemento abituale nel linguaggio del potere, con un interrogativo. Fino a che punto il protagonista partecipa alla recita? Fino a che punto i deliranti discorsi della propaganda hanno plasmato la personalità di Kim Jong-un? Si intravede dell'umanità in quest'uomo che sorride alla gente, così disponibile, e poi ci si chiede: accidenti, come può fare questo al suo popolo? Come può essere così spietato anche con suo zio? Com'è possibile questo dualismo? Ecco, è proprio con questo che abbiamo a che fare, con un leader che non sembra essere sempre molto razionale. Da un lato vediamo l'umanità di quest'uomo e anche il carisma, e dall'altro la brutalità. Com'è possibile tutto ciò? Sul confine tra le due Coree, i posti di osservazione sono diventati delle attrazioni turistiche. I sudcoreani ci vanno la domenica con la famiglia per osservare ciò che resta della separazione tra i due paesi. Non lo so. Non abbiamo molte informazioni attendibili su Kim Jong-un. Ora, l'unico mezzo sono i nostri media, ma quando guardo tutto questo, non credo resisterà a lungo al potere. Anche la Germania si è riunificata. Noi siamo un paese piccolo, eppure siamo ancora separati. Ma se vogliamo che la Corea diventi veramente potente, serve la riunificazione. Kim Jong-un? Mi preoccupa perché è troppo giovane e se sembra ancora più aggressivo e instabile, è proprio per la sua mancanza di esperienza e questo lo rende molto pericoloso. Sono pronto a scommettere sui miei 34 anni passati in uniforme. La Corea del Sud sconfiggerebbe sicuramente la Corea del Nord, ma sarebbe un vero bagno di sangue. La Corea del Sud ne uscirebbe con distruzioni terribili e se ci fosse una guerra, ne soffrirebbe il mondo intero, almeno a livello economico e finanziario. Potrà mai cadere questo confine, l'ultimo della Guerra Fredda? Per tanti coreani, questa è ormai diventata una domanda astratta. 60 anni dopo la separazione, legami familiari e personali non esistono quasi più. 60 anni passati a osservare lo spettacolo della famiglia Kim a Pyongyang, che come in una telenovela, possiede le chiavi del futuro della penisola coreana.